queste montagne un tempo erano coltivate, gli abitanti portavano gli animali al pascolo. Poi progressivamente le persone si sono trasferite in città e queste vallate sono rimaste abbandonate. Il pino silvestre ha colonizzato le terre un tempo coltivate. Le foreste sono cresciute e poi sono invecchiate, come noi uomini sono esposte alle malattie. È arrivata poi la crisi climatica, con ondate di calore e siccità frequenti anche in pochi anni, che hanno indebolito ulteriormente queste foreste, che quindi iniziano a deperire, perdono di funzionalità, non ci proteggono più dai massi che cadono e dalle valanghe. La loro infiammabilità aumenta con un accumulo di tanta legna morta a terra e quindi aumentano i pericoli per chi abita queste zone. E allora è lì che nasce il progetto trasfrontaliero Silva Forest, un progetto finanziato dall'Unione Europea col programma Interreg che coinvolge tre partner, il Consorzio Forestale Alta Valsusa, l'Office National des Forêts e un'agenzia di ricerca, l'Università di Torino. Si parla di algoritmi che utilizzano sensori satellitari per creare delle mappe di deperimento attuale e potenziale. Si parla di protocolli di campo come il Deperis, che consente di valutare le singole chiome e capire lo stato di deperimento di ogni albero. Si parla di soluzioni di selvicoltura prossima alla natura, come diradamenti selettivi, taglia scelta colturale, il fuoco prescritto che diminuisce l'infiammabilità dei boschi e facilitazione della rinnovazione di specie che sono più adattate al cambiamento climatico e costituiscono il futuro delle nostre foreste. Ici, on observe de la régénération de chênes pubescents qui vient en mélange avec le pin sylvestre présent naturellement par la régénération du peuplement en place. Le peuplement en place était dépérissant. On a choisi de faire une coupe sanitaire, pas totale, partielle. On a prélevé seulement les arbres les plus mal en point pour garder le maximum qu'on pouvait, qui vont éduquer cette régénération naturelle. Elle est composée de beaucoup de feuillus, des essences qui, a priori, seront plus adaptés au changement climatique et qui, par la diversité et leur nombre, vont permettre de créer un peuplement plus résilient. Ce qui est important de retenir, c'est que nous n'avons pas une seule bonne solution, une seule solution qui s'appliquerait de partout. Ce qui nous guide dans nos actions à l'ONF, c'est d'essayer de diversifier les solutions et notamment de ne pas brusquer la nature. Et ensuite, c'est de pouvoir valoriser quand même cette ressource bois avec les arbres qu'on va couper qui sont secs ou en train de devenir mourants. On observe des feuillus, on va avoir des pins sylvestres qui sont peut-être mieux résistants. Et puis lorsque cette diversité naturelle ne s'installe pas toute seule, on peut l'aider avec des plantations en testant des essences qu'on connaît dans le sud, du cèdre, du pin noir, mais aussi peut-être d'autres essences moins connues qui peut-être seraient celles de demain. Il bosco in cui ci troviamo è una pineta di pino silvestre, che è uno degli habitat più diffusi qui in Alta Valsusa. Questo bosco è particolarmente importante per il progetto perché è una delle zone a maggiore rischio di incendi e mostra al contempo dei moderati segni di deperimento. Negli scorsi anni in quest'area è stato creato un viale tagliafuoco attivo verde che ha l'obiettivo di diminuire il rischio incendi. Questo viene realizzato separando le chiome degli alberi, selezionando dei gruppi di piante stabili, alternate delle buche, adatte alla rinnovazione e alla crescita di altre specie. Il risultato dell'intervento è quindi una foresta disomogenea, meno infiammabile, maggiormente capace di supportare la lotta attiva agli incendi ed in generale più resiliente nei confronti delle conseguenze della crisi climatica. Stiamo realizzando una serie di rilievi finalizzati a valutare lo stato di deperimento delle nostre pinete
e provare a comprendere quali possono esserne le cause. In questo caso i dati ci mostrano che l'intervento fatto è andato a buon fine, poiché abbiamo un popolamento più stabile, vigoroso e resistente alla siccità. I dati raccolti sono fondamentali per la progettazione e realizzazione dei prossimi interventi selvicolturali del progetto Silva Forest, in particolare riguardo al rischio incendi, a quello delle valanghe e al deperimento, che sono le problematiche principali di questo territorio. I pericoli naturali, come il deperimento, le valanghe e gli incendi, non conoscono confini. E qui nasce l'esigenza di progetti come il Silva Forest, in grado di avvicinare culture differenti come quella francese e quella italiana, che però sanno dialogare, scambiare buone pratiche e trovare soluzioni condivise per il problema comune della crisi climatica.